ogni estate ovviamente presenta tante occasioni, tante situazioni da poter così sfruttare, utilizzare e godersi. Adesso uno degli appuntamenti, uno dei tanti, è qui nella zona universitaria da Zambè. Siamo con Andrea Sozzo, non siamo ovviamente per parlare di qualcosa di specifico legato all'evento, oppure sì, perché ci sarà un evento che ricorderà cinematograficamente quanto la danza, i movimenti del corpo possono essere importanti. Il 26 di luglio ci sarà un bellissimo appuntamento con un film documentario che si intitola Bologna e Bologna, e guarda caso in questo film appare la figura di una danzatrice, la sottoscritta. Io invito tutti a venire a vedere questo film perché parla proprio di Bologna, in particolare attraverso le parole del poeta Roberto Roversi, che dedica a Bologna un atto d'amore, dedicando a questa città tutte le sue riflessioni di chi la ama, ma di chi vede anche una città che si sta trasformando, che si sta incamminando verso un percorso molto confuso, smarrendosi. Quindi c'è questa figura di una danzatrice che è una danzatrice orientale, ecco perché poi alla fine tutto torna a promuovere, perché alla fine sono qui anche per questo, e la mia scuola di danze orientali. Ecco, perché in questo momento in cui socialmente sta succedendo di tutto, forse fare un po', come dire, un percorso anche di approfondimento, di curiosità su quello che sono le tematiche, la cultura interculturale, che fa parte del, appunto del sottotitolo della tua struttura, è proprio quello di forse ragionare con una mente un pochino più ampia, attraverso comunque alcune arti, alcune situazioni artistiche. Dunque la mia scuola si chiama IISPEM, Istituto Interculturale per lo Spettacolo Euromediterraneo. Nasce come istituto di ricerca proprio per l'educazione interculturale, per aprirsi alla conoscenza di nuove culture e quindi cercare di dialogare al meglio con le diversità. Naturalmente la figura della danzatrice orientale, ritornando al discorso del film per chiudere poi la promozione di Bologna e Bologna, per la regia di Nene Grignaffini e Francesco Conversano, Bologna e Bologna offre questa figura che concilia in qualche modo, anche se non risolve assolutamente, quelle che sono le contraddizioni presentate appunto dai testi di Roberto Roversi, che appunto vede in contrapposizione una immagine di una città ricca, opulenta, conosciuta, sicura, ma dall'altra parte una città di nuovo sconosciuta, misteriosa, che si sta trasformando, e quindi a quel punto esce questa figura di danzatrice che circa la quale non dico nient'altro, perché bisogna appunto venire a vedere il film il 26 appunto di luglio alle ore 21:30 qui a Bologna in piazza Scaravilli. Siamo in pieno centro universitario, quindi invito tutti i ragazzi, le ragazze curiose non soltanto di danza ma anche di altre culture a vedere questo film. Le attività che svolgi sono legate sia alla danza ma anche ad altre situazioni comunque che sono sempre riferite alla cultura, tipo anche degli stage che vengono fatti non a Bologna ma nei luoghi dove noi bolognesi poi conosciamo molto bene. Allora, andiamo per gradi. Posso intanto cogliere proprio la tua battuta per promuovere i prossimi stage, intanto sulla danza orientale, che si terranno qui a Bologna dal 28 al 31 di luglio, quindi dove appunto ci si può calare nell'atmosfera della danza orientale, intendendo come danza orientale quella del vicino e Medio Oriente. Ecco, quindi questo è un aspetto, diciamo, che IISPEM cerca di diffondere, quella della conoscenza, ecco, soprattutto della conoscenza, per meglio poi dialogare, dicevo prima, regolarsi e applicare dei codici comunicativi che possano essere anche non verbali, appunto come quelli del linguaggio del corpo. Poi IISPEM si occupa anche di altre danze etniche, in particolare la pizzica salentina, essendo io leccese doc, salentina doc, e quindi poi ci sono gli stage non soltanto su Bologna ma anche giù nel Salento, nella mia terra. Poi si parte, si va alla volta della Francia, dell'America con i corsi di burlesque, si approfondiscono anche altri aspetti dell'Africa, quindi andando ci si addentra nell'Africa nera con i corsi di danza afro.
e poi tutto quello che riguarda l'arte scenica teatrale, quindi il portamento sicuramente, e l'arte scenica, quindi come comunicare non soltanto sui palcoscenici teatrali ma anche su quelli della vita quotidiana. La danza può essere un cammino, un percorso utile per conoscere meglio se stessi, per riconoscersi e per creare, come dire, un ponte verso gli altri, per aprire un po' la mente. E beh sì, nel momento in cui tu esplori te stesso, vai un po' alla scoperta di te stesso, sia come donna che come uomo, ecco perché io poi lavoro anche con gli uomini, soprattutto i ragazzi, i signori che amano ballare la pizzica, e certamente si sviluppano a parte le endorfine, che quelle aiutano assolutamente a stare bene con se stessi, ma si sviluppa anche un benessere individuale, personale, che poi con cui si riesce a relazionarsi meglio anche con gli altri, in maniera molto più armoniosa e più comprensiva, anche più paziente. La danza è armonia, perché chiaramente è la traduzione in gestualità della musica, e quindi quando la musica è quella buona, da qualsiasi cultura essa provenga, sicuramente trasmette il bello e anche il buono. Si spera di diventare virtuosi sempre più con la danza. Tra l'altro, una danza che può essere, come dire, volgarmente alla portata di tutti, cioè non ci sono preclusioni, nel senso che chi si vuole avvicinare può iniziare un nuovo percorso, ci metterà un pochino più di tempo perché è sempre un problema di esperienza, però è alla portata veramente di qualsiasi persona. Beh, allora, non essendo la danza accademica, la cosiddetta danza classica, quella sulle punte, tanto per intenderci, chiaramente è è una danza più popolare, ecco, più alla portata delle persone, a partire dai 6-7 anni, da quando si è bambini, perché anzi ricordo che io poi ho anche i corsi di baby dance dedicati appunto ai bambini dai 4-5 anni, massimo ai 10-11, e appunto sino anche a, vogliamo dirlo, io ho delle allieve che hanno 75 anni, non li dimostrano e amano danzare, quindi la danza è veramente una sorta di pozione magica per poter mantenersi giovani dentro, ma anche belli fuori, perché no, oddio, non vorrei citare Lambertucci, vabbè, facciamo stare, però ecco, sì, insomma, più o meno è quello. Si può esorcizzare quella pigrizia che a volte un po' ci viene naturale. Beh sì, perché intanto la danza la puoi praticare se ti piace quel tipo di disciplina, se ti piace la musica, e quindi fai attività fisica in maniera proprio proficua per il benessere fisico. Un altro rischio è quello di non cadere nelle banalizzazioni. Allora, chiaramente queste danze in apparenza frivole in realtà si basano su delle culture abbastanza serie. Faccio l'esempio del burlesque, chiaramente l'ironia, il gioco, grazie, oppure così il divertimento, la seduzione, perché no, anche in chiave erotica, in realtà se è fatta con intelligenza e con cultura, perché l'artista o l'attore deve essere comunque colto, se no rischia di cadere nel volgare e nel banale, e questo non deve succedere. Poi di appuntamenti, allora il 26 di luglio sicuramente qui a Bologna alle ore 21:30 in piazzetta Scaravilli, qui proprio nel cuore della città universitaria, per il film documentario Bologna e Bologna, con la sottoscritta Andreina Sozzo e l'importantissima regia di Nene Gniaffini e Francesco Conversano. Dal 28 al 31 di luglio gli stage tutti dedicati alla danza orientale, e poi in generale vi lascio il mio indirizzo internet. ispem.blogspot.com, appunto, dove potrete vedere tutto, anche riguardo i progetti futuri, perché è appena stato partorito un videoblog dedicato appunto alla danza, con il quale io andrò a intervistare e a chiacchierare con vari esponenti, etual e rappresentanti delle varie danze, non soltanto qui a Bologna ma in giro per il mondo.